Siamo pronti, questa è Londra, Stamford Bridge. Pronti per il match? Un saluto da parte di Piero Gipardo. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. La scelta del mister è caduta sul 4-4-2, non vuole rinunciare ad attaccare, ma farlo evidentemente con giudizio, senza scoprirsi troppo. È comunque un modulo che può essere variato facilmente in corso d'opera. Pericolo, ecco il tiro! Pericolo, palla in gioco! Raja Nainggolan, ecco Hamsik. Attenzione perché sarà caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. E supera il portiere e adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. Aveva tutta la porta spalancata, non poteva proprio sbagliare da quella distanza. Davvero troppo facile. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Premia la corsa sulla fascia. Nainggolan. Ottima qui la giocata. Ha spazio davanti a sé. La mette bassa dentro. Occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Pallone interessante. Palla interessante per Callejon. Non è finita, non hanno perso tempo, un altro gol. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Intervento tempestivo del difensore. Occhio al pallone filtrante. Non può sbagliare da lì. E il pallone finisce in gol. Un gol da grande opportunista, facile. Bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Un vantaggio che a questo punto sta diventando imbarazzante. Sì, mi chiedo se a questo punto decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze o se continueranno a spingere. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Marek Hamsik può metterla in area, la mette in mezzo con questo pallone. Buono l'anticipo del difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. Punta l'area. Palla interessante per Callejon. Conclusione che è uscita davvero di poco. Doveva fare meglio da lì. La palla non ha girato come si aspettava. Sbaglia il lancio Benatia. Da lì può andare col cross. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Hanno spazio per andare in contropiede. Occhio a questo lancio. Ci riprova. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Vinks. Riconquistano bene il pallone grazie al pressing. La gioca profonda verso l'attaccante. E c'è il tiro. Si aggiusta il pallone, pronto per il calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Palla molto. Grande intervento del difensore che risolve. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Palla recuperata dagli avversari.
Palla lunga per Callejon. Palla interessante per Callejon. Altro tentativo. E c'è la traversa. Cerca la porta. Dopo questo gol il punteggio comincia a essere veramente imbarazzante, una disfatta. Un gol al volo impeccabile, davvero una grande giocata. Eh sì, ha cercato la palla senza pensarci ed è uscito un gol stupendo. È una gara a senso unico questa ormai. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sì, Pierre, infatti dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla a terra, che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Palla che finisce in out. Mare Kamsic. Bellerin. Occhio al cross. Vinks. Austin. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Mare Kamsic. Callejon. Splendida azione. Provano con il pressing. Amsic. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Mare Kamsic. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro. L'arbitro lo richiama, ma solo verbalmente. Sì, adesso dovrà stare molto attento. Gran palla per i... Contrasto. Attenzione, sì, calcio di rigore. Parato, parato il calcio di rigore. La disperazione per questo errore. Si aggiusta il pallone, tutto pronto per il corner. Palla verso il centro dell'area. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ecco Amsic. 180 secondi alla fine. Pressing sul portatore di palla. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Cross in mezzo. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Ottima la verticalizzazione. Grande pallone verticale. Prova la botta. E c'è il gol. Palla in rete. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. E con questo sono tre. Vedremo se si fermerà qui ora o se andrà avanti a farne altri. Partita che sembra già decisa e siamo ancora... Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, 5-0. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Un'altra buona giocata. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Grande intervento per liberare l'area. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Lo ferma ma non controlla.
Ha giocato davvero bene nei primi 45, vedremo se si ripeterà sugli stessi livelli. Attenzione a Callejón, non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. A metri davanti a sé, attenzione. Conquistano una buona punizione, distanza favorevole. Può trovare il gol da lì, eh? Potere ha il suo bel da fare per sistemare la barriera. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. La squadra avversaria riconquista il pallone. La squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Palla interessante nello spazio. Può far male da lì. E c'è la traversa. C'è il movimento dei compagni. Attenzione, tutto solo. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Stefano? Sembrava impossibile. E la mancata anche di parecchio, Pier. Peccato, perché la potenza c'era. A metri per correre. Perfetto oggi nei passaggi. Può andare in porta. Ecco dunque un altro gol. Più che una partita di calcio, sembra una gara di tiro a segno per questo attaccante oggi. Ogni tiro un gol. Si è dimostrato infallibile fino a questo momento. Vedremo se reggerà fino in fondo. È una gara a senso unico questa ormai. Possibilità di contropiede. La difesa rientra, svanisce l'inerzia, trova bene la profondità. Parte il tiro. Ne hanno segnato un altro e di questo passo avranno bisogno veramente del pallottoliere, come si diceva una volta. Difficile per la formazione avversaria ipotizzare una rimonta con una difesa come quella di oggi. Sarebbe il caso forse di limitare i danni e pensare già alla prossima gara. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Punta l'area. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Passaggio intercettato. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Sbaglia il tocco Hamsik. Raja Nainggolan. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Occhio a questo lancio. Attenzione, ecco il gol! Un gol da grande opportunista. È riuscito a liberarsi e a superare il portiere da due passi. Un gol facile, certo, ma bisognava essere lì, pronti per farlo. E lui c'era, Pier! Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. La differenza tra le forze in campo oggi sembra evidente. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. Benatia recupera bene, prova col lancio lungo, pallone in profondità, gran tiro, che gol, splendida rete, una partita magnifica impreziosita da questi tre gol. Ha angolato il tiro, l'ha messa lì dove il portiere non poteva davvero arrivare. Fondamentale la deviazione del palo in questo caso.